Buongiorno, siamo qui con il dottor Mauro Zamponi, che è il direttore del Dipartimento di Riabilitazione della USL Umbria 2 e siamo qui in postazione medica avanzata a Cascia, alla zona del sisma. Mi presento, io sono Gino Capitò, lavoro, collaboro con il dottor Zampolini ormai dal 2010 e siamo dirigo la struttura di riabilitazione intensiva che era presente nell'ospedale di Cascia, al momento non utilizzato causa il sisma. E abbiamo nelle immediate fasi successive al sisma abbiamo messo insieme con la Protezione Civile questa postazione medica avanzata. In accordo con il nostro direttore, dottor Zampolini, abbiamo immediatamente organizzato anche una postazione riabilitativa. Qui dietro di noi abbiamo una tenda che sembra una tenda normale della Protezione Civile, in realtà è attrezzata a tutto punto per poter garantire un servizio riabilitativo ambulatoriale come quello che svolgevamo in ospedale per i pazienti a domicilio. Cedo la parola al dottor Zampolini che ci descriverà meglio questo progetto che la SINF sta portando avanti nelle aree critiche dove rappresenta un'emergenza sanitaria. Grazie. No, questo è un esempio e per questo ringrazio la Sinfer di come la persona disabile rimane disabile ovviamente anche in una situazione critica. Il supporto alla persona disabile, che è tipico della riabilitazione, deve essere fatto fin dalle prime fasi, è quello che noi facciamo. Qui c'è un punto per la riabilitazione che non significa un punto per fare ginnastica, ma significa un punto per poter in qualche modo supportare la persona disabile a 360 gradi. Nello specifico, per esempio, possiamo supportare la persona attraverso gli ausili, attraverso la valutazione dei bisogni e poter migliorare l'autonomia. Per questo faremo una serie di attività che non sono solo la fisioterapia, ma saranno anche delle attività a domicilio oppure all'interno delle case dove, o delle tende dove le persone soggiorneranno. Un esempio di come la riabilitazione è sempre al centro del nostro interesse e al centro del percorso in supporto della persona disabile.